Ragazzi, oggi ci aspetta una giornata super impegnativa. Vi spiegherò tutto strada facendo, ma prima andiamo a prendere Ale. Ragazzi, sto aspettando Alessio, che come al solito mi fa attendere un sacco di tempo. Se si sbriga, forse ce la facciamo a prendere Manu. Eccolo qua! Ma come cavolo si è vestito? Ciao Fonzi! Ma non c'è intervista, ma me la spieghi una cosa, come cavolo ti sei conciato? Sono troppo bello! Sì, bellissimo, guarda! Ma queste patatine fritte si possono mangiare? Non credo. Oggi ti chiamerò Fonzi dei poveri. Fashion blogger, grazie. Vito, una domanda inopportuna, ma Poldino l'hai scaricato, vero? In realtà no, è dietro il cofano. No, sto scherzando, tranquillo, l'ho lasciato a casa. Però, caro Alessio, oggi combineremo l'incontro tra Manu e Poldino. Ecco perché lo stiamo andando a prendere a scuola. Io non ci tengo a conoscerlo. Ti sei vestito elegante per questo, scommetto, per l'incontro con Poldino. Certo. Guardatelo il nostro Manu, povero disperato, aspetta, ma che ci fa tutto solo negli scalini? Manu? Ehi, siamo qui! Guarda, lo zaino pesa più di lui. Ale, dai, vai a dare una mano, però. Io, d'accordo. Manu? Aspetta, piccolo Manu. Piccolo Manu. Perché mi avete lasciato così tanto tempo? Tanto tempo? Sei uscito soltanto da 5 minuti. Per me è un'ora e mezza. Comunque, come te la sei passata oggi a scuola? Bene, però non nelle scale. Non sai quanto è dura passare del tempo con uno zaino che manca parla. Ma dimmi un po', Manu, hai fame per caso? Sì. Cosa vorresti mangiare? Cornetto! Ma dai, Manu, il cornetto si mangia di mattina, non è meglio un bel panino con le panelle? Panino con le panelle! E tu che dici? Meglio un panino con la milza. Bene, Manu, siamo arrivati dallo zio Pino per i panini, quindi sgancia la grana, dammi i soldi. La grana? Vuoi soldi? Certo! Tu mi sei venuto a prendere, quindi tu paghi! Ma dove sta scritta sta cosa? Nel manuale dei vichinghi! Ma non esiste questo manuale dei vichinghi! Devi smetterla di prendere sempre il manuale dei vichinghi! Va bene, allora pagherà il nostro Alessio, che oggi è in versione fashion blog. Ale, sgancia la grana. Un vero fashion blogger non paga mai. Sponsorizza. Ma smettila con queste stupidaggini! Va bene, ragazzi, come al solito pagherò io. E i panini li vai a prendere tu, Ale? Scordatelo, non mi scomoderei mai per te. Cioè, non solo devo pagare, devo fare anche da cameriere. E potresti almeno dirmi come vuoi il panino? Con le panelle e un'acqua minerale, grazie. Panelle e acqua minerale. Friggiante? No, gonfia. Per me un panino con le crocchette, un panino con le panelle, un panino con il prosciutto. Ma quanto? Basta! Alessio, come buon fashion blog, adesso ci illustrerà le bellezze della Sicilia. Dai, un morso per testare la squisitezza del panino. Guarda come si come. Dai! Anche se fai panino, qualche. La bontà. E basta. Ehi, ma quello è il mio panino. Te lo stai mangiando tutto, dammelo. Com'è questo panino? Molto buono. Molto buono? Un giorno anch'io mi prenderò questa macchina. Questa macchina? Ma perché è proprio la mia? Che è bella! È proprio delle basse pretese. Io ho già una Lamborghini e una Ferrari. Ma smettila, tu sei a piedi e cammini con una bicicletta tutta rotta. Stai zitto! Non è vero. Guarda, ci sono i piccioni, aspetta un attimo. Ma che stai facendo? Guardate, piccioni! Si stanno avvicinando, ragazzi, hanno visto il cibo. È incredibile. Guardate! Ma smetti di tirarmi le mollichine a me. Incredibile, ragazzi, un raduno di piccioni. No, non li fare scappare, Manu. Fanno le corse per chi deve mangiare prima. Tu mi sei venuto a prendere, però ancora non ho capito perché e dove dobbiamo andare. Appunto, Vito, mi hai fatto vestire da fashion blogger. Dove andiamo? Primo, non ti ho fatto vestire da fashion blogger. Secondo, oggi vi porto in campagna da me. Siete contenti? No. Come no? Le zanzare, le mosche, i rani. E dai, ogni tanto fa bene sporcarsi le mani, vero Manu? Sì. Non le mie mani perfette con la crema. Con la crema, si fa la manicure. Ma smettila, ti e ricordi? La pedicure, il giovedì. Pure la pedicure. Il giovedì. Ti ricordi fino a 10 anni fa quando spaccavamo la legna da per i vichinghi? Adesso non lo farei mai, rovinerei le mie unghie. Le tue unghie? Ma stai scherzando? Sei diventato una femminella, Ale, non ti riconosco più! Un fashion blogger. Oggi tu sporcherai questa camicia, anzi, via! No. Via qualche bottone! Fai vedere i peli del petto, vai! Una volta avevo un cugino che mi aiutava nelle situazioni più estreme, non un cugino che mi fotografava così dal nulla! Io canto! A proposito di musica, perché non metti un po' di musica? Sono stanco di sentire la tua voce! E nemmeno abbiamo cominciato! Oh, questa è bella! Che cazzo? Tutti insieme, raga! Caro amico, ti scrivo! Così mi distraggo un po'. Come sei molto lontano, più forte ti scriverò. Ora qui non va. Che c'è? Ma chi è questo? Come chi è questo? Ma stai scherzando? Questo qua è il grandissimo Lucio Dalla! Lucio Dalla?
Che mi deve dare questo Lucio Dalla? Ma che c'entra? Non è che ti deve dare qualcosa! Lucio Dalla! Cioè, Dalla, Lucio! È il cantante, hai capito? Non ho capito! Questo Lucio Dalla che mi deve dare soldi? D'altronde sono povero, quindi ci sta! Ma dov'è la trap? Ma quale trap? Dai. Queste sono le cose che mi fanno perdere la pazienza! Ok, Lucio Dalla è il nome del cantante! Hai capito, Manu? Lucio Dalla! Dalla! Che mi deve dare? Un cervello, Manu! Un cervello ti deve dare! Lucio, per favore, ovunque tu sia, potresti dare un cervello a mio cuginetto? Sei contento di un cervello nuovo? No. Io ci perdo le speranze. Guarda, siamo arrivati! C'è la legna! No, stai attento! Ma questa è quella che hai tagliato tanto tempo fa? No, questa l'abbiamo spaccata quest'inverno. Servirà, perché comunque adesso farà freddo e quindi... Nel camino, vuoi dire? Esatto, nel camino. Come faccio a entrare? Sono il proprietario, fatemi entrare! Aspetta, devo aver dimenticato le chiavi. Ah no! Fortunatamente ce l'ho in tasca. Tieni, apri. Voglio proprio vedere se riesce ad aprire un lucchetto. Non ce la farà mai. Lo dice un fashion blog. Ragazzi, avete visto? Sono riuscita ad aprirlo. Alessio, tu e le tue maniere da fashion blogger non esistono più i veri uomini di una volta. Io ci sarei riuscito con un dito. Dai, su, accomodati. Fashion blog dei miei stivali. Che bella la campagna di vita. Da quanto tempo è che non ci vengo? E infatti, prova a non distruggere nulla, ok? È pieno di zanzare e di ragni. Dai, non fare così, che stai nuotando nell'aria? Ragazzi, devo stare attento a non perdermi di vista questo marmocchio. Allora, Manu, statene buono, ok? Ma dai, non ti fa niente, è una piccola pina! Guardate Alessio con la sua eleganza. Dito, che c'è? Io sono un fashion blogger, non puoi portarmi qui con le scarpe bianche in mezzo al fango, in mezzo a questo. Ma noi siamo nati e cresciuti qui, lo vuoi capire sì o no? Sì, ma sono un fashion blogger. Non sei un fashion blogger, togliti questa convinzione dalla testa. Almeno che tu non voglia fare qualche scatto autunno inverno. Smettila, dai Ale. E dai, non sono degli insetti che volano, sono esseri viventi. Non ti disturbano se tu non li disturbi. Ricordati sempre da dove veniamo. Ho un ragno dietro. No, oddio, che schifo. Che belle le galline. Eh sì, le nostre gallinelle. Quella che sta facendo? Quale? Quella lì? Quella è nel suo pollaio. Lì è dove fanno le uova. Ok, sì, fa un po' impressione, però è una cosa utile, fanno le uova che servono per fare le frittate. È normale che per ogni cosa che facciamo la tua testa punta sempre al cibo? Ma è buono il cibo. Mi piace la frittata. Togliti! Dai, Manu, ma che fai? Vieni qua! Non la sai fare la gallina! Non la puoi fare la gallina con questo fisico! A proposito di gallino, ho intenzione di fare uno scherzetto a Manu che vedrete nel prossimo video! Che cosa hai in mente? Te lo spiegherò nel prossimo video. Però nel frattempo noi vi salutiamo, cari vichinghi. Vi invito sempre a seguirmi su Instagram. Ovviamente, da buon fashion blog, seguitemi su Instagram. E basta, non sei un fashion blogger. Seguite anche me. E mi raccomando, alla fine di questo video cliccate nel riquadro per vedere il video precedente. Noi vi salutiamo, per questo video di oggi è tutto. Ci vediamo al prossimo video e ciao. Ciao.